Marcello Mariani si colloca per formazione nell'ambito dell'arte informale. Già a 18 anni, quindi già nel 1956, lui individua molto precocemente il suo campo di indagine e di ricerca. Ed è molto importante ricordare che fra i suoi primi riferimenti lui ha preso l'opera La ricerca materica di Alberto Burri e l'opera di Robert Rauschenberg, e al tempo stesso però ha arricchito questa ricerca in ambito informale, quindi materico e anche gestuale, con la conoscenza e l'ammirazione per l'opera di Joseph Beuys. L'idea di Beuys di un impegno dell'artista sociale e civile per cambiare il mondo, e l'idea di anarchica dell'arte: l'arte non deve rispondere a ideologie, deve essere libera, indipendente, rivoluzionare il mondo, hanno colpito moltissimo Marcello Mariani. Uno dei punti fondamentali della ricerca di Marcello Mariani è fondato sui materiali. Anche questo fin dal 1956, e ovviamente in questo il riferimento a Burri è fondamentale, lui sente che la pittura e il colore vanno arricchiti e potenziati con le energie della materia e dei materiali. Per molti anni i materiali di riferimento sono soprattutto carte antiche, carte del Settecento, lettere, frammenti di spartiti musicali. Tutto questo porta un sostrato di memoria, memoriale, perché nei suoi quadri è molto forte l'idea del palinsesto, cioè i suoi quadri nascono da stratificazioni come i palinsesti, come dei muri su cui non solo l'artista, ma idealmente tutta l'umanità lascia delle tracce. Il discorso sui materiali continua in tutto il suo percorso, ma riceve una nuova scossa, purtroppo in senso veramente letterale, con il terremoto all'Aquila del 2009. Il terremoto all'Aquila del 2009 è anche per lui catastrofico: perde la casa, perde il bellissimo studio in un'ex chiesa sconsacrata in via Sassa, nel centro dell'Aquila, e la mattina stessa, all'alba, dopo il terremoto, gira per la città dell'Aquila distrutta e recupera pezzi di intonaco, frammenti di mattoni, polvere, e inizia a realizzare opere con questi frammenti distrutti. La pittura dopo il 2009 di Mariani presenta due serie di opere diverse. Una serie di opere più piccole sono quelle realizzate prevalentemente con i materiali del terremoto, i detriti del terremoto che lui ricompone. Un'altra linea è invece fondata sul colore. Mariani reagisce accendendo i colori per dare anche un senso di speranza nella drammaticità. Nella ricerca di Marcello Mariani l'idea spirituale è sempre stata presente, ed è interessante che lui voglia rendere questa spiritualità attraverso la materia, cioè quello che sembra l'elemento opposto. Non è una spiritualità confessionale legata in particolar modo a una religione, è una spiritualità in qualche modo laica ma molto profonda. La spiritualità si è proprio concretizzata da un punto di vista visivo per Mariani nelle presenze angeliche. Sono anche gli angeli che lui ammirava nella pittura di Osvaldo Licini, ad esempio, o in altri grandi artisti. In particolar modo, dopo il terremoto, queste presenze angeliche sono diventate il simbolo della ricostruzione. Sono degli angeli che raccolgono le macerie, i detriti, per rimetterli insieme e ricostruire una città, una società distrutta. E in qualche modo Mariani risponde all'angelo della storia di cui aveva parlato inimitabilmente Walter Benjamin, che invece non poteva raccogliere le rovine perché era spinto inesorabilmente verso il futuro dal vento del progresso. Uno degli elementi di maggior modernità di Mariani sta nel fatto che da un lato è profondamente radicato nella cultura, nel territorio, nel paesaggio dell'Aquila. Lui amava, e nella sua pittura tornano i cieli azzurrissimi delle mattine cristalline dell'Aquila, oppure tornano gli autunni abruzzesi. Però al tempo stesso è fondamentale dire che è stato un artista cosmopolita, il quale ha fatto per esempio 3 straordinari soggiorni molto lunghi in Australia, e dove ha studiato e ammirato l'arte degli aborigeni.
ha fatto soggiorni e viaggi in tutto il mondo che lo hanno arricchito e rafforzato nella sua idea di un'arte materica e spirituale al tempo stesso. La possibilità di unire il locale con il globale è assolutamente una cifra attualissima.